Giacobbo, da dove veniamo? È una bella avventura perché nel corso di tanti anni di lavoro ho girato più volte il mondo, il pianeta, e ho raccolto, come faccio anche per altre materie, delle tracce, delle testimonianze che sembrano raccontare una civiltà precedente alla nostra, ma attenzione, non la civiltà perduta, Atlantide o qualcosa di questo tipo, qualcosa di molto più antico, qualcosa di molto più antico che potrebbe addirittura svelarci che qualcuno abbia già fatto il giro, abbia cominciato, si sia evoluto e si sia estinto, per poi dopo molti anni, qualche milione di anni, tutto questo è ricominciato con noi. Sarebbe bello trovare questa verità che è segnata nella roccia e quindi è molto difficile da interpretare, ma ci sono delle coincidenze e questo libro è pieno di immagini e realmente sorprendenti, come se sul pianeta ci fosse già una conoscenza globale, cosa che noi pensiamo di aver portato solo molto dopo. Che ne pensa delle critiche che le vengono rivolte in generale, diciamo così, dell'imitazione di Crozza in particolare? L'imitazione di Crozza è una cosa ottima, che critica è? Ci ho parlato ed è un modo così per giocare intorno a un personaggio, una cosa. Io francamente troppo onore, non pensavo di meritare addirittura un'imitazione, però lui è molto bravo e devo dire la verità, ha dei testi fatti molto bene. Io sono uno che ama la televisione scritta, non quella improvvisata, e lui ha dei testi eccezionali, tant'è vero che una volta un professore di università mi ha detto: Giacomo, guardi, io condivido il suo lavoro, la sua serietà, ma quella battuta sugli ettiti, francamente, dico quale? È la vera di Crozza, cioè gli ettiti conoscono solo la I e la T. Il professore pensava l'avessi fatta io, forse gli era stata riferita, sapete, le cose riferite non arrivano mai sane. Bene, invece delle volte il suo lavoro viene visto come, diciamo, poco scientifico, lei cosa risponde a questo? Chi dice questo, che sarà sicuramente un valente scienziato, si può confrontare con i valenti scienziati che mi aiutano nel mio lavoro. Bene, oggi ci sarà come ospite d'onore di questa rassegna Santi Libri Roberto Giacobbo, una rassegna che va avanti e porta con sé i libri che sono più letti del periodo. Che successo sta riscuotendo? Il libro di Roberto Giacobbo sta andando benissimo, si chiama Da dove veniamo ed è un qualcosa di più di un diario di viaggio, nel senso che sono prove, testimonianze di qualche cosa che probabilmente c'è stata precedentemente alla nostra civiltà, che lui ha trovato nel corso di tutti i viaggi che ha fatto per Voyager, con fotografie ovviamente esclusive che ha fatto lui in prima persona e testimonianze che ovviamente si possono dare solo se si è stati realmente sul posto, quindi è abbastanza unica come racconto e come testimonianza. Per il resto la manifestazione mi sembra che stia ottenendo già un grande successo, perché abbiamo avuto molte telefonate, contatti, mail, insomma prevediamo una bella affluenza di pubblico. È molto importante dire che si svolge al San Donato Golf a Santi di Preturo e che è assolutamente aperto a tutti, quindi gratuito, aperto, più siamo meglio è, quindi è anche l'occasione per conoscere una struttura che magari normalmente, insomma, no, anche chi non sta molto lontano non ha l'abitudine di frequentare, invece è veramente il momento buono per leggere, confrontarsi, magari fare domande agli autori e stare insieme, insomma, in un fine settimana di agosto che non sempre è pieno di iniziative stimolanti, ecco. Quali sono i libri più letti e cosa hanno in comune questi libri? Allora, noi abbiamo fatto una scelta abbastanza varia, perché alla fine ce n'è un po' per tutti, quindi un po' per tutti i gusti, e penso che come prima edizione sia stata una scelta, se vogliamo, obbligata. Ecco, poi vedremo che cosa interessa di più, cosa interessa di meno, ma poi l'estate si ha anche voglia di variare, no? Di passare da un argomento all'altro con libertà. Quindi abbiamo da Roberta Bruzzone, che è una criminologa molto conosciuta, insomma, chi non l'ha vista in televisione, sentita parlare con il suo Chi è l'assassino, il diario di una criminologa, oppure Federico Moccia, che non ha bisogno di presentazioni, oppure Paolo Marensing, che ha un tema che è il golf e l'arte di orientarsi con il naso, che ovviamente qui è di casa e tra l'altro è un libro che sta andando molto molto bene, quindi anche chi non è appassionato di golf troverà spunti molto interessanti.
interessanti. Abbiamo per esempio il 27, questa serata speciale per l'Aquila, con Roberto Giacobbo di nuovo, che parlerà dei Templari, di quello che e di tutto quello che c'è di interessante da dire al mondo anche sull'Aquila, e Roberto Milone, che è uno dei vice direttori di Rai 2 e che nel suo romanzo parla del dietro le quinte della televisione, detto da chi la televisione la fa da tanti anni e quindi conosce veramente questa realtà che può riservare delle sorprese. E poi assolutamente l'11, quindi il prossimo sabato, Arturo Diaconale, che insomma è grande giornalista oltre che grande direttore, così, che ci parla di un tema molto attuale, cioè Iran, Israele, olocausto nucleare. È una riflessione sulla politica internazionale molto molto attuale, appunto, è il caso di saperne di più proprio per saper giudicare le notizie che arrivano e riflettere anche un po'. Ce n'è veramente per tutti i gusti.